Ciccio Ragazzo e buon 25 aprile. Festeggiamo questa liberazione della musica di merda del 2016 con degli album molto più interessanti che stanno uscendo negli ultimi periodi, come 16 noni di Jack the Smoker. Jack the Smoker che quando passi da Novara viene a farti una capatina da noi. Scusa? Una capatina. Come? La capatina col gattinata. Ah, ho capito. E poi la sfumi col vino bene, bianco. Va bene, Jack, ti aspettiamo per la capatina. Ma lui smoca. Cosa succede? Siamo entrati con questo bellissimo intro e ricordiamo che qualche giorno fa è uscito il disco di uno dei primi produttori di Jack the Smoker, che è Mace. Mace adesso lo conosciamo per questa musica un po' psichedelica che sta facendo, strizzando anche un po' l'occhio al pop. Il problema è che quando Bon Mace doveva fare il rap, l'ha fatto. E l'ha fatto con La Creme, uno dei primi dischi del buon Jack the Smoker. La Creme, Milano. Non è che stiamo parlando di gente di primo pelo, o gente che non ha il mestiere, o gente che non lo sa fare. È gente che è sopravvissuta a 20 anni di ere e di mode nel rap italiano. Tanta gente poi mi parla dell'underground e dicono: ah no, ma l'underground è meglio di questa gente mainstream. Il discorso è che Mace e Jack the Smoker, o anche i Dogo stessi, vengono dall'underground, vengono da quello, e la musica non è poi tanto diversa da quella che fanno gli altri, soltanto che molte volte quella dell'underground non ha chitto, o semplicemente non ha suoni che incontrano i gusti della gente, perché per me i 16 bar dovrebbero essere i migliori sul mercato. Oh, ma è ovvio. Ancora, ok. Iniziamo, io sono curioso, anche perché sì, è tutto prodotto da Big Joe, mi sa. Davvero? E sappiamo che ultimamente sta regalando delle chicche Big Joe. Tutto prodotto da Big Joe. Ah. Bussola! Bussola, quanto è bello fare i radical chic per moda, no? Bello. Nel quartiere ci si scanne ma ti fanno risa. Come è nato già da prima che mamma partorisse. Quei ragazzini gridano, non sappiamo il fatto nostro. In banca con pistola salve senza il tappo rosso. Corpo sotto il trappo rosso. È la roba che mi fa volare. Il fratello co beve l'aguardiente con il lime. Do pasti sperando passi. La notte bianca sveglia la provincia. Lei ricomincia. Io gli offro una birra dal ginga. Ne do la minchia. Nord-est, Milano-est, Milano-est, Milano-est. Scusate, devo sentire l'entrata dell'anno. Morta vedi shopping, pila di euro alta tipo torta con il topping. Crea che tu ne avevi troppi, tentazioni sotto casa. C'è chi con il cash in cauto si fa troppo e poi diventa bipolare. Si aggrappa a tutti, prova a manipolare. Piange fotte, ti usa, lascia sogni fuori. Fuori Milano, bello ritornello. Milano, ma bello, ciao. Perché fa la bussola. Allora, se il disco è così, è come prendere il 2024, dove cazzo siamo adesso, e trasportato esattamente negli inizi 2000. L'hai sentita che roba? Cioè, tra l'altro, in piazza sta roba qua, eh? Tra l'altro, quando non ci sono gli scratch, ci sono dei campioni di Cristo. E allora, capisci, ti dà comunque quel quid in più. Testo che non sentivo da mesi. No, il testo sai da dove li sento questi testi? Sì. Underground. Sì. Allora, il testo che parla delle cose che parlano tutti, ma dall'esterno. Perché e quindi delle cose non che mi parlano dà tutti? No, perché parla comunque del ragazzino che dice: sappiamo il fatto nostro, di gente che è bipolare, di tutto lo schifo di cui parla la trap, ma ne parla dall'esterno. Come osservatore, infatti si chiama 16 noni il disco, e quindi mi dà proprio un bel ritratto, un bel film, mi ha dato proprio una visione cinematografica di quello che vede lui. Ma io non sono convinto di sta roba che il testo è simile a quelli della trap. No, guarda che lui mi sta raccontando Milano. Non è che testo, però trap, ci sono tante cose. Ma la trap è trap perché è interna, lui la vede dall'esterno. Questo è quello che sto analizzando io. Quando tu vai a dire una roba del genere, sminuisci totalmente tutto il messaggio che può avere un pezzo e anche una sonorità che può avere un pezzo. Perché lui vive in quella situazione, ma non ne fa parte. Nel gioco di ieri del tipo che ha dovuto chiamare il disco trap fatta bene per un disco. Ma io non voglio che venga questa associazione. Se parliamo di un disco che è... ma il mio succo del discorso era: se sei dentro diventa trap, se la guardi da fuori diventa hip hop. E se la descrivi da fuori. E secondo me 16 noni è proprio la chiave di lettura del disco. Andiamo non lo so, non sono convinto della tua lettura iniziale. Andiamo avanti, vediamo se tutto il racconto su, vai, come dici tu, una società trap. I suoni sono wow. Big Joe! Come se io fossi J Balvin. I tuoi problemi sono giochi, mentre i miei grandi. Ritorno a casa, la droga sulle dita e sticky. Di notte in sonno e sento il grillo cricchi. La malasoglio toglie più. Ha cambiato
è diventato tranquillità. Ha aumentato. Cosa parlano? Ma non è che è una tematica trap, cioè, no, contare i sassi, cioè no, è una roba che i sassi, c'è anche chi li suona i sassi, cioè, è una roba che ne, ma è quello che ti dicevo, strada. Ma è quello che ti dicevo, dipende dall'attitudine con cui racconti le cose, che poi se diventi trap, drill oppure hip hop. Boh, questa distinzione non mi va neanche di comprenderla per come me la stai buttando giù, secondo me è una divisione inutile. È strada e quartiere e palazzo. Stai dicendo la stessa cosa, però ti sei fissato sulla parola trap, sì, perché ti fa schifo associata a questa assolutamente roba. Assolutamente sì. Però io non ho detto quello, va bene. Io capisco tutto quello che dici, però ti pare che svilisco un prodotto del genere? Perché non so perché mi è venuto in mente trap, perché parlava di droga probabilmente. Perché descriveva chi faceva quella vita, ma lui non facendola descriveva chi la faceva e lo giudicava, lo descriveva in modo molto crudo. Per quello ho detto sta raccontando delle scene che se venissero raccontate in prima persona sarebbe definita trap, hai capito? Ma Big Joe, impazzito? Vuole stare 6 grammi, da ragazzo sognando avevo le fisse di tanti. Uscire il disco dell'anno, sfondare l'isser in parti, tocche di matti, per ogni mamma che accompagna il figlio di Laura. Un trauma, non può dar fresco, meglio al caldo con chi fa una sauna. Molto cupo, tutto. Wow, vedi che il suono che ho usato anche per... Io quando dicevo prima 2000 è perché nel 2000 venivano utilizzati anche Neo X, come tutti quei tipi di dischi underground, questo tipo di suoni che poi Graf ancora porta. Mm-hmm. Per questo intendevo quel suono lì 2000, capito? Per darti un'idea di quello che volevo dire, sì. Immagina gente della stessa età di Jack mm-hmm. che rappa più o meno dagli stessi anni, sì. che adesso fa il trapper, capito? E fa cacare. E è quello che ho detto nell'intro, cioè parlavo proprio di loro. Capito? No, è per dire, no? Sì, no. Tu nello stesso ambiente, nella stessa cosa, cambi attitudine e puoi essere hip hop raccontando più o meno le stesse cose, le stesse dinamiche, ma hip hop qua è sì. hip hop, cazzo. Era quello, esattamente quello che volevo no, trasmettere. No, ma infatti hai ragione, non ci avevo pensato, era capito? Il punto di vista, sì. The Show. Molto mattina però, Oh. Per le strade non nel bavero, freddi cocca, io sto stato big pop con dei porco come un chilo di coppa. Oh! Sono tutto fra serpenti come i vecchi Nokia, molla la droga, tu ne mischi troppa. Dammi una bozza con il whisky doppia. Ed è una vita che io aspetto come Samuel Beckett, andare contro Jack e Tecchi. Un po' shock e melvati. Vuoi bene non passarmi più di notte con la. Aspetta, provo qualche bar. Prova. Calde, strade, flambe, niente più che squa, solo l'hanger. Tu solo la mia creatura, la mia partner. Lo faccio per loro, ritorno a casa e cambio un pamper. Del sangue blu, nello studio c'è la nebbia, siamo in otto come V. E c'è un mahalle, ma è uno zebe. Zebe. Autocross nella city fanno bebe. Quale peccatore mischio profano col sacro. Parte il riso quando passi, ma non siamo sul sagrato. Bello il pezzo, cazzo. Però beh, ha ripreso quella fai da rap e hip hop pop che tanto ci piaceva una volta. Sì, quindi sì, ci sta. Quella che adesso in realtà è tutto business. Ci sono delle barre tipo questa qua, questa canzone qua. Aveva soprattutto le ultime due o tre entrate delle barre veramente da battle. Sì. Veramente da punchline quelle. Da. Ma i beat cupi e martellanti, come direbbe qualcuno, sì. hanno dato tutta una un'idea molto più street, no? Più seria. Dark. Più seria, certo. Più seria. Big Joe ha fatto dei beat incredibili. Chissà se ci sarà all'interno una banger oppure tipo Pie and Pimp, cioè dovrebbe essere una banger se riprende 50 Cent. Andiamo a vedere. Sì, quadrato con Massimo Pericolo. Ricordo, mio padre dice non abbiamo soldi, dovremmo stringere la cinghia, non sarà per molto, ma non dormo e non lo scordo. Il giorno in cui mi hai detto vieni qua che non mordo, poco più di due bambini già in cerca di comfort. Wow. Quando sono al mondo, sì, nasci quadrato, non diventi tollo. Ragazzo, sono un paratesto, non sono un ragazzo.
Sono tutto italiano, zio, nel senso che mi arrangio anch'io. Pure stato piccolo, nessuno. I cartoni erano triple, il cioccolato era di fume. Non pensavo al mio futuro. Apri fibra contro chi fa, ma tirati giù da New, perché da me non c'è una minchia. Tu neanche mi ho un grave problema, raga, se un giorno scompaio e c'è soltanto Barlo, sappiate che io ho un grave problema nel rapportarmi con le persone, che si sta amplificando tantissimo in questi ultimi giorni. Sto cercando di combatterlo, lo dicevo ieri a Barlo, ma non riesco più a sopportare la gente. Quindi io mi sto autodistruggendo per poter continuare a fare queste cose. Disco è bello. Disco è figo, tra l'altro finora quella che mi è piaciuta di più questa. Sì, te la metto in playlist. Top dico... Alternative Music by Arcade Boys, la trovate qui. Big Joe, devi fare anche dei beat allegri, sennò Fada poi mi si chiude. No, capito? No, continua così. Yes, yes, con Salmo. Mi nutro di fastidio, mi dicevo. Sì, come una candela rovesciata, brucia il doppio più veloce, per questo io non trovo pace. Salmo, yes, yes. Massimo molto bello. Bravo, sì. Jack the Smoker molto bello. Tutto bello, non ho trovato niente di sbagliato, niente di brutto in questo disco. Secondo me non lo troveremo neanche. Nemmeno questo ritornello super melodico e non pop. Non pop, non melodico pop. E non pop. Difficilissimo. Cioè, tutto molto cattivo, molto cupo. Mi sembra di un wrestler. Fuori crazy, sguardi tesi come in un film western. Un amico impazzito sul sito di scommesse. Una roba che non mi piace è il trick alla Cristina D'Avena nella voce. C'è grossa, ma sembra che preso l'elio. Yes, yes, odio il cash, ma voglio il cash in ceste. Non, non la produzione, non la metrica e il flow. Il testo è veramente... Voglio vedere dove voglio andare a parlare. Ma perché con Salmo le minchiate, ragazzi? È strano perché non c'è un cambio di mood musicalmente. Però poi si ascolto le barre e era come The Show. The Show era proprio un pezzo da scaffazzone allegro, però sempre con questi beat qua. E quindi poi mi stona, no? Per non perdere l'estro, fino a diventare un vecchio con ancora il destro. Se chiudo un occhio per beccare, firmo il contratto, finiti i soldi. Ho fatto i pratini e non so gli accordi. Sparo sulla croce rossa, ce l'ho fatta apposta, così l'ho fatta grossa. L'italiano è la bandiera americana, Tony Montana, stai fuori. Jack the Smoker non ha detto quello che ho capito. Altrimenti non sarebbe una strofa di Salmo così. Beh, allora, sempre parallelismo con la musica. Devo capire. C'è da riascoltarla, da rileggerla. Diciamo che secondo me è un beat del genere può fuorviare. Perché Salmo è stato molto più... Sì. Boh, vediamo. 0-18, da 0 a 18. Jack the Smoker da solo. Questa è roba loro. È stato un parto orrendo, perché tirarmi fuori stavo così calmo dentro. Inferno, il conforto materno è bello ma non eterno. Lo stesso ti abbandono, poi ti brucia dall'interno. Non risparmi al terno. Cazzo, usava una roba del genere. Allora, tutto il discorso che ti facevo prima, Neo X, tutta quella roba, è quello. Il suono è chiaramente fine 90, inizio 2000. E il rap era praticamente quell'underground solo e no. Ecco perché Caos sì e Fibra no per me in quel periodo. Sì, sì. Perché io ero abituato a questo tipo di sonorità qua. Certo. E la sonorità un po' più happy storceva il naso. Molto, molto. Però ti devo dire la verità, io che sai che sono una persona solare, magnifica e spensierata, a me piaceva un sacco, lo sai, perché non è che non ti può non piacere. Però dopo un po' il mood è un po' rognoso, io avevo bisogno anche di staccare. Per quello poi c'era il punk rock. Esatto, esattamente quello, lo stesso discorso. Però c'è stato veramente un periodo in Italia dove il rap o era così o era merda. E non è neanche troppo giusto secondo me, perché a livello di qualità puoi fare della roba di qualità anche con sonorità diverse. Ma infatti ci sono arrivati dopo. Ci siamo arrivati dopo. Ovviamente in questo periodo. E quello ti dico che anche per i numeri può essere veramente ostico all'ascolto di ragazzi che giustamente sono stati educati, tra virgolette educati o diseducati dal 2016 adesso, dove era tutto trap, era tutto stupido, era tutto wow. E quando c'è una roba così o ti deprimi o dici non la capisci, perché non la puoi capire, perché non hanno gli ascolti che abbiamo noi. E anche per me ti dico è bello, ma è molto no, ma che i numeri che ha generato sono i numeri giusti che può fare un disco. Forse sono anche molto più alti di un disco con queste sonorità. Esatto. Ma raga, non stiamo parlando di un disco pop che strizza l'occhio al pop. Qua stiamo parlando di un disco di un rapper. Sì, sì. Di un rapper vero. Sì, sì. È come Nas che esce con Premiere, capito? È un rapper vero. È figo.
non gli puoi dire un cazzo, lo ascolti con gli amici, con la macchina, oh sentiamo quel pezzo figo lì, sì. Il disco te lo ascolti, questo è un disco da ascoltarsi da solo, sì, e soprattutto in un mood. Eh sì. Un pietreno, bravo. Ritornello che fa respirare il beat. Soltanto malatempora ed uscivo con il fumo. Malatempora. Voglio amarla, sto in giro in tre. Ah, che citazione. A cosa? Proprio il suono di zona dopo, porca puttana. Proprio quel suono lì. Capito? Perché poi io ti voglio sparare in faccia. Vabbè, c'hai ragione. Però non è che ti puoi sparare in faccia perché tutti dicono le minchiate. Ti giuro, è un problema. Ho un problema. Allora, ti rispondo io. Non posso fare un cazzo di Big Bang Attack e farmi esplodere. Allora, Ale di 98, io ti voglio bene, anche se sei un po' così. Allora, ringraziamo in maiuscolo Gue per aver fatto tornare l'hip hop con Madre Perla. Allora, mannaggia la mamma tua però, cioè, non Gue, la mamma. Gue ti vogliamo bene, ha fatto Gue un discone della Madonna. Ma l'hip hop non è mai andato via? Sei te che aspettavi che Gue ti dicesse oh ritorniamo a fare il rap dopo Squalo? Porca puttana! Non mi fare incazzare Fada che poi mi incazzo anch'io. Non descrivere le minchiate. Ma anche nel mainstream c'era l'hip hop, raga. Cioè anche nel mainstream c'era il rap. Perché era ancora fatto Sanremo. Ma che l'hip hop c'è sempre stato. Se te che non te lo cacavi perché non fa pochi numeri. Gritieri non me l'ha detto. Enzi e Nerone erano praticamente solo mainstream. Nel periodo in cui usciva Madre Perla, Enzi e Nerone avevano già cacciato un disco della Madonna. Però non è andato mainstream perché nessuno se l'ha ascoltato. Avevano cagato un cazzo. Sì. Poi Madre Perla era anche un disco scaffazzone. Ma al massimo puoi dirmi Mr. Fini. Era veramente un disco conscious. No, bello, Madre Perla un po' più, era bello ma era allegro e noi la roba allegra oggi no. Oggi però, 5 aprile, oggi 5 aprile, perché ieri sì. Già ieri sì. No Problem Remix, Nerone, MC e Luis D. Ah ecco, mi sembrava. Ma lo senti che porca cambia tana, beat e cambia tutto. Il suono è quello. Sì. Quello è il suono. E lui ha preso un cazzo di periodo storico, l'ha ritrasportato. Sì. Sto parlando di Big Joe, eh? Poi, ovviamente, Jet Smoker è fortissimo, rap, badadioschi, testi da Dio. Ma questa volta prendiamo. E credo che poi la scelta dei beat siano state fatte anche adattandoli a Jake. Questa è roba di un periodo storico preciso. E io capisco per quale motivo. Cioè, saremo veramente soltanto in 75.000 in Italia. Andiamo a vedere gli album del 97, 98, 2000. Tipo L'attesa di Caos, che numeri hanno, e li confrontiamo. Sì, però. C'ha tanti anni da ascolto. Sono un po' falsati. Beviamo tutto finché diventa una giungla al bar. 98% smise ed una punta. Furmanna, guardare in basso non è più la cosa giusta. Com'è il gesto? Questa roba che ha fatto gesto nell'ultimo. Però con dei flow diversi. Con la puoi fare anche forma, in modo che non sia cacofonica, raga. Ma poi ripeto, anche gesto ha senso di esistere perché ricalca un filone. Sì. Proprio posse lui, sì. Che culo c'è ancora una strofa insino. Boom bye bye. Gioco smisi siamo coco bro va tu bro mai. Boom baby bye. Si stupiscono dal vivo perché è tutto live. Io mi stupisco come fanno qua che è tutto un bye. Busso come un pagliaccio ad evento. I'm so fly. Chiudo barre, chiudo canne con i bro for life. La domanda si risponde. Dite al bomber che è arrivato il bomber. Flow Mr. Wolf sono qui fra per risolvere. Sta merda dalla creme tipo stalker. Queste barre karaoke rock, vengo dalle rocce, chiudo a fare i broker. Ho sentito puzza di voi toys come soldiers. Bello. Clienti sulle facce, sangue sulle scarpe, fumo nelle calze. Dai 90 i nuovi venti nelle piazze. Spagna da gratto soglio, si incendia la penna sopra il mio foglio. Fatevi un pippotto sul corpo mio quando muoio. Faccio un anch'io, eh. Che suono di italiano, orecchio alla farucca sangue. Che citazione. Wow, vedi, questa anche se il beat era così hardcore, cupo e per un cazzo funny, però era un pezzo party. Perché? Perché erano le punchline da stronzoloni. Che ci sta, perché spezzi anche. Certo. È bello,
Ecco, noi veniamo anche da una roba che anche quando volevi divertirti dovevi essere super incazzoso, no? Ma è tutto come sta? Prendi in modalità. Ai live dei Yes I Commando, nonostante fosse roba incazzata, comunque era un mood divertente. Sì, sì. Poi loro sulla scena, sul palco, facevano lo show. Guarda che si muovevano, facevano quasi le coreografie. Facevano. Ho visto un live della gente punk e in mezzo ci sono loro. Quindi, comunque, puoi farlo incazzuso, puoi farlo. Io me ne ricordo che li ho visti al Mattone Rosso. Il palco era quello che era. E comunque loro era quasi una coreografia sul palco, facevano mentre rappavano, era molto bello. Molto e fun. Anche se i suoni erano live è sempre un altro discorso. Qua c'ha fun fact, prossima canzone che è l'ottava del disco. Se ancora non hai messo il like per supportare il canale, fallo e commenta qua sotto perché ci serve per l'interazione di YouTube. Fun fact, scritta a due mani con Gualtiero. Ogni due notti tra se pippati. Dai Milano, Gioma, non sai scacciare, coglione. Bravo. Se mi baci, questo è il mio monte, tiro calci come Jamie Vardy. Spongo la tele, più di social, niente temi caldi. Tu lo sai bene, se la rabbia sfocia, temi caldi. Tanto me la fa prendere bene. Bella questa. Peccato è mischilla nel ritornello. È più un riverberato. Sì, se no ce l'avrei autotune sparato, ma è la linea melodica però... bella. A gusto personale, purtroppo, non mi piace la linea melodica del ritornello. Mi ha ricordato tanto Amy Schilla quando fa le zarrate. Mm. Però è un gusto personale, il pezzo invece è fighissimo. A me il ritornello non è piaciuto perché l'ho visto come un riverbero, come se fosse una parte di sé che cantasse da lontano. Chiudi quella porta! La porta! Capito? Bello la sindrome di Peter Pan dicendo quella non è vita, non sarei stato fiero di me a fare l'eterno Peter Pan, mentre adesso ho due figli, comunque è un'altra senso dell'onore che hai, è bello. Ma il testo, ma in tutti i testi non ho trovato uno sbagliato, anzi. Forse Yes Yes che non l'abbiamo capito all'inizio. Sì, Yes Yes. Devo stabilizzato un attimo. Devo capire Yes Yes, devo risentirla. Don't push me. Don't push me. Don't push me. Tazzi. Cos'è, un leone di Lernia anche non qui? Non so se padre avrebbe voluto così tanto un figlio. Sempre fausto gli occhi rossi come il bianco nido. Figlio, se mi reincarno Dio mi punirà, rinasco spiro. Ma come? Punti ma come? Il vetro sembra brusco nei crucchi. Esci con un occhio nero senza trusco nei trucchi. Rischio la mia vita come un rider. Quel cazzo è operaie. Sento la sirena senza arie. Cimitero di classi operaie. Ma perché mi blocchi? Cimitero di classi operaie. Ma hai visto la barra incredibile quando ha cambiato il flow? Esa. Wow. Wow, Jamie Dice, ma bello, ha fatto proprio divertire. Bello come il suo flow su queste produzioni spacchi. Capito? Normalmente non mi piace, cioè, quando fa questo extra beat. Ma hai ricordato la roba 2015-16, esatto. Tipo Macete Mixtape anche, però ovviamente. Sì, comunque adattato. Macete Mixtape, cioè sì. Macete Mixtape stiamo ascoltando. Sì, adattato a questa roba qua. Ma che bomba! Ma bello, ma figo. Anche il dissing a Rondo è stato figo. Scusami, quale? Ah, fate la gara che si compra più di collane. Io metto Ice nella Rizla, ma sei un surfista, la prima onda la tenevi giù, sono un surfista. E perché Rondo? È perché devo fare il bait. Ah, ok. Poi MP, riprendendo. Ah, potessi incontrare me piccolo. Giochi nelle feste più lì, prima di troppo campione. Sentito anche? Sì, non mi viene in mente, però sto cercando di... No, a me sembra tutto caos. Non, sì, perché c'è il basso che è quello. Ma non riesco a capire. Se devo fermarmi ai campioni, mi sbarello. Sì, sì, anche comunque Neffa, Graf, caos. Perché poi vado nel pallone, non mi ascolto il pezzo. Non so. Piuttosto me lo ascolto dopo e me lo cerco di recuperarlo dopo. I tuoi studieranno non trovando le risposte. Un bimbo sarà un uomo che un padre non riconosce. Le notti giro a cazzo con i soci. Quando il dubbio del che bello, questo è bello. C'è la prima volta, non dimentichi. Yeah, baby,
stessi. Incrociare la porta, scoprire in mezzo agli occhi. Ignaro che in futuro svaniranno sti rapporti. Minchia, che roba robosa, raga. Ma poi consumare più forti. Babbi, esce chi pretende, ti tatuerai per sempre. Le delusioni cogenti, si specie la prima volta, non ti anche se li qua come idea. Ha messo questi inserti melodici, che lui è molto bravo a cantare il melodico. Non me li aspetto, però. È proprio roba che ritrovo. È Jack the Smoker. È Jack the Smoker, non ha fatto il più, non ha fatto il meno. L'unica roba in più che ha aggiunto sono questi melodici. E come dicevo, non me li aspetto in pezzi così, che sono talmente cupi. Che poi arriva la melodia e lui ha un melodico morbido. Non sapevo avesse un melodico così bello, in realtà. E te lo dico, non pensavo neanche sapesse farlo il melodico. Perché fumando dici? No, perché semplicemente uno, se non hai attitudine per fare le melodie, lo senti. Cioè, sono un botto di suoi colleghi che non sono capaci e si ostinano a farlo e fanno cagare. Però lui invece è bravo. Lui è bravo e oltretutto non risulta troppo staccato dalla produzione. Però io, da attitudine, quando arriva il ritornello non me lo aspetto. Io sono un po' basito dei ragazzi che in chat mi scrivono però le canzoni sono troppo lunghe. Raga, la canzone più lunga finora è 3 minuti e mezzo. Ora, se ti devo raccontare una storia, devo dirti della roba, faccio una canzone, sono 3 minuti e mezzo. Come fai a dirmi che sono troppo lunghe? Quando stai ascoltando un disco hip hop e non un disco TikTok. Ma cioè, se conti che c'è anche un pezzo della canzone, in tutte le canzoni dove ti godi il beat, lasciato respirare per sentire il beat, no? O all'inizio o alla fine o in entrambe le cose. Questa cosa mi è un po' scioccato. Riprendetevi l'abitudine a prendervi del tempo per ascoltare, perché altrimenti in un minuto che cosa ti devo dire? In un minuto ti mando a fanculo in un minuto e ti dico compra il disco. No, ma io capisco che ti hanno fastidio quando non dicono un cazzo, capito? Cioè, se mi fai un pezzo di 4 minuti niente, con 6 ritornelli e 2 minchiate, allora dico sei un coglione, te lo ascolti tu. Sfera e basta e hai vinto. Bobo, Funema featuring Conway the Machine. Bello il nome, non conosco il ragazzo o la ragazza. Conway the Machine, io l'ho la sentito Conway da qualche parte. Ah, è un ragazzo ma non so, ragazzi. Ah, Conway! Ah, Conway! Non mi concentravo su Conway, che sono chiamato Conway e Conway the Machine. Ah, pensavi fosse un altro, tipo Conway Against the Machine. Florence the Machine. Stavo pensando a Florence the Machine. Andato... E dicevo, ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma certo che ho onorato di averlo. Ma fa solo versi oggi o rap anche? Adesso mi chiamano smoker, perché ho visto più pacchetti che non Amazon Locker. Droga no, non la tocco come un mincun con la toxo. Tu fai il king delle droghe, ma nei back la sblocco col mio dito come i portatili dei Mac. Bello! Bello! Che imbusti come i russi in guerra. Tu muori dai pedici bomba mentre gusti merda. Tipo la torta nel forno. Bella, bella, cazzo, bravo. Siamo arrivati all'ultimo pezzo. Tiriamo un attimo le conclusioni. E se sei su YouTube lascia un like, mi raccomando. Se sei su Twitch e vuoi subarti, subati. È un disco che suona bene, suona hip hop. È un disco pieno di hip hop, pieno di rap. Strizza l'occhio anche ogni tanto a qualcosa di un po' più simpa. È un disco che mi ascolto. Che mi ascolterò lo so per tutto il weekend, tanto me lo ascolterò tanto. È un disco che non è per tutti, è così, vabbè, no, sì. Non è per tutti, grazie a Dio. Mi spiace per Jake the Smoker, sì, però lui è cosciente di quello che fa. Sì, se no faceva una minchiata, secondo se no me dite signori rapper della scena, io ho fatto un disco, il disco è questo qua, vediamo che quando passo di offrirmi anche un whiskino e di stare anche muti perché vi cacco in faccia a tutti. Giusto, però non l'ha detto. No, l'ha fatto. Sì, credo che il discorso sia quello. Sì, cioè non dire, non far finta, non ti la prossima volta che parli e mettimi nella top 10. Il mio è il prossimo, il disco più rap che c'è stato. Sì. In Italia no, ringraziamo madre cazzo perché ha fatto il disco più bello. No c'è roba, è roba bella che è uscita, roba figa, è roba ascoltabilissima, bellissima, ma qui c'è una ricercatezza che secondo me soltanto il disco di Neffa potrà superare. Oh yes, perché raga,
nessuno ha le palle di tirare fuori un disco che suoni così. No, perché e nemmeno poi non lo vendi. Nemmeno Trueno era così. Perché Trueno strizzava gli occhi al pop musica, al pop come suono. Era bello, un bel disco con dei bei suoni, ma Trueno era un disco che mirava a far diventare pop un'attitudine. Che ci sta, perché è una buona idea di pop. Questo è un disco rap e hip hop. E ripeto, soltanto Neffa uscirà col disco. E vedremo, perché poi... E occhio, perché è un hip hop molto diverso da quello dei Corveleno. Ah sì, è un'altra cosa. Perché quello è un altro tipo di hip hop. Quello è proprio rap romano, qua c'è anche la provenienza geografica che influisce. Ed è giusto che sia così. È come dire West Coast e East Coast, tu lo senti già dal sound. Esatto. Che non è la stessa cosa. È due robe fighissime, te li puoi ascoltare tutte e due. Ma infatti, sì... Perché comunque non quando bisogno di leggerezza, ma ascolto anche il Corveleno, che nonostante non siano leggeri. Le però, produzioni sono... Sì, sono più... È un'altra più attitudine, morbide, un'altra, no? Attitudine. Questa però appunto è proprio un periodo storico del rap rognoso all'italiana, underground, hardcore, che è quello che ci ha cresciuto. Sì. Anche se io di nascosto mi dovevo ascoltare MCM, adesso mi rompeva i coglioni. Io sottotono mi ascoltavo di nascosto. Vedi? Pensa a te, che se adesso dici minchia mi ascoltavi sottotono, minchia che grande! No, una volta avevi paura a dirlo. Jack the Smoker con Shari. Featuring Shari. Oh, pensavo di aver finito. Chi è Shari? Vediamo creato... se ti ho detto... Io lo so ricordi. Chi è Shari, è tipo il tipo della Shari Band. Me lo dici ogni volta. Io devo ricordare. Ma io ogni volta ti dico che non me ne frega un cazzo. Ma tu devi ricordartela. Ma non è che cosa. Se la fidanzata di Salmo e fa una cacata, gli dico che è brava. Perché no, così appunto, Salmo no. Mi porta il pecorino da casa. Non è brava. Ah, non è brava, Shari. Ho fatto il beat, Shari, brava. Shari, allora, qua mi aspetto il melodico qui. No. Torna sempre il sole dopo i giorni bui. Fermi. Devo risentire la seconda entrata dell'anno. Devo risentire. Trovavi il tempo fra da fuori e detersivi. I giorni erano pieni, ma anche i miei me li riempivi. Quando mi leggevi i libri, volevo ridarle il triplo. Mi dicevi non sei il tipo, questi tristi marciapiedi. Dottore, chi è che guida? Ti dicevo mamma dormi, tu ho la testa, stai tranquilla. No, stringo fra le braccia un figlio, so che è stato un tuo regalo. O forse una ricompensa per tutta la sofferenza. Torna a taccia, immagino la tua faccia con mio figlio fra le braccia. Mamma mia. Lei, lei è incredibile, ciao. Poi divenne voglia di nuove scoperte. Come ogni quindicenne, prima le liti o le guerre. Ogni cappello un assilo. Ti capisco la configlio, però a te non posso dirlo. Se le rose hanno le spine. Ma è tutto giusto, raga. Non ti devi dire cazzate. Giusto, è tutto il porco tutto giusto. Allora, perché t'arrabbi? Mi fa incazzare, perché mica. Allora i dischi buoni si possono fare. Sì. Porca madonna. Si possono fare anche su Twitch. I dischi buoni si possono fare. In Italia i cazzo di dischi buoni si possono fare. E mi fa girare il cazzo che i suoi colleghi se lo sono dimenticati. Ma no, i suoi colleghi devono vendere uno. Poi quando c'è tempo ti faccio anche le cose belle. C'hai ragione tu, mi hai ucciso con la romanticheria. Ma è che mi ci mangio con le cose belle. No, ma c'hai ragione. Non è straziante questo pezzo. No, è bello, è struggle, è giusto. Questo si pezzo chiama è, parlare di emozioni. È incredibile perché non è straziante. Ha un testo che ti farebbe esplodere il cuore. Ma la produzione, come viene cantato, quindi il rap che è utilizzato, che come diciamo io degli anni 90, è rap, hip hop. E quindi già ti mette la canzone su un altro piano, non ti sta facendo il pianina. Ti sta facendo un cazzo di spiegone di cosa sta succedendo. Sì, no, ma è anche parlare dei R&B, no? Io quando dico esternare i sentimenti è la roba più difficile del mondo. Bravo. Quando riesci a farlo così, senza però diventare né il rap dell'oratorio, né il pro-life del cazzo, né Jovanotti finto come la merda. Bravo. È figo. Magari sentirla anche in radio sarebbe carino. Ma parliamo anche di Shari, quanto è stata perfetta nella melodia, in quel vezzo di voce che fa del... Ha fatto una pentatonica molto esatto, indie, poi essendo la ragazza di Salmo è bravissima. No, me ne sbatto i coglioni. L'avete sentita nelle strofe? Nelle strofe c'è un piccolo, penso, un licchino fatto da lei, fa pop, 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 che è bellissimo, che accompagna perfettamente Jack che canta sopra in modo molto crudo. Sì, sì. È bellissimo. Questo è un pezzo
bello. È un pezzo che io, che ho 40 anni e sono una merda di uomo. Questo è il rap con ritornello pop che non fa schifo. Che non fa schifo e non. Perché non è pop. Perché dai, no, è perché non è. No, perché puoi fare benissimo il pop senza snaturare essendo serio. Perché puoi fare il pop serio. Sì, però puoi fare se parliamo pop di generi è R&B. Cioè, va bene, R&B. Ma puoi fare rispetto all'hardcore che è rognosa, sì, underground. Sì, questo si può definire tranquillamente pop. Funema è stata minchia, era veramente la robosità. Però è un disco che ti fa arrivare alla fine che non ti rimane quella carogna che ti ha messo all'inizio. Meno male. Perché c'ha una forma di creazione, sì, del disco e della tracklist che. Perché ti dice il mondo, il mio mondo, il mondo che ti racconto, non è solo incarognimento, è anche, guarda che c'è anche il bello. Ragazzi, grazie mille per aver seguito. È stata una live abbastanza intensa, perché comunque un disco non è facile, sì, da seguire. Capisco anche che, insomma, è un suono difficile da sentire la mattina. Sì. È un disco che secondo me è da fine pomeriggio. Rientro a casa, no, incarognito. Fine pomeriggio dell'ultimo pomeriggio della tua vita, però. Perché poi. Guarda, è un disco da ascoltare mentre stai tornando a casa da lavoro col treno. Ok. Con le cuffie. Sì, o dall'università. Hai un'oretta e vai. Che hai bisogno di sfogare totalmente sentendo che qualcuno sta male come te. E comunque ti chiude con un disco. Con una canzone di speranza dove dice che il nome del figlio prende il nome della mamma e tutto quello che era il suo passato va poi a riversarlo nell'amore che dovrebbe. Wow! Bello! Wow! Bello, bello! Esprimere i sentimenti e non solo le minchiate, è importante. Ciao Aglio, vi vogliamo bene? Ci vediamo. No, domani non ci vediamo, io e te facciamo un disco. Che roba! Oh, che disco è uscito? Fentato, ciao! Sono messo, ciao.